Come per la maggior parte delle antiche strutture difensive feudali, il palazzo marchesale di Melpignano è frutto di una riqualificazione architettonica avvenuta nel 600, che ha portato alla trasformazione della fortezza in palazzo nobiliare. A promuovere la costruzione del nuovo edificio di rappresentanza è il feudatario Giorgio Castriota, così come recita l'iscrizione posta sulla fascia in cima alla facciata. Gli ambienti superiori dell'edificio erano destinati all'uso personale del feudatario, mentre nei piani inferiori aveva sede la corte baronale, per l'amministrazione e l'esecuzione del potere giuridico. Dell'antico maniero rimane il fossato e la possente cortina difensiva meridionale, scandita nel suo assetto dalle torri e dal camminamento di guardia. All'interno del palazzo marchesale si può godere del grazioso giardino all'italiana, valorizzato dalla presenza di un pergolato e da elementi architettonici gentilizi che offrono al visitatore un piacevole spettacolo. Il bene fu acquistato dal comune di Melpignano nella metà degli anni 90. Attualmente è oggetto di un intervento di restauro conservativo, allo scopo di rendere funzionali il palazzo e il giardino.